Ora si registrerà la Sì. conferenza. Grazie. Allora, Comelli, Presente. Avola, Presente. Guerci, Presente. Padovani, Presente. Loni, Presente. Cotti, Presente. Manenti. Presente, mi sto collegando dal PC, poi toglierò il cellulare. Può comparire un momentino come video? Un secondo, sì, mi sto collegando dal PC, arrivo. Sì, sì, sì. Se mi vedete. Perfetto. Eccomi qua. Quindi Manenti presente. Gargantini. Ah, ora non si sente. Ah. C'è qualche ritorno audio? Sì, forse è la parola che sto manovrando. So se anche se è acceso il microfono è meglio che lo spengo. Mi sente consigliere Gargantini? No, non la sente. Eppure l'immagine è ferma ora, quindi mi sa che... Prosegua, vediamo se nel frattempo la recuperiamo. Ok. Rotta. Presente. Neri. Presente. De Vitali. Presente. Manzi, abbiamo detto che è assente. Sì. Goi. Presente. Perfetto, abbiamo un problema con la consigliera Gargantini che al momento non è collegata. Aspettiamo un momento, vediamo se rientra. Ci sente, consigliere Gargantini? Ci sente? Noi non sentiamo te. Non... Paola, se ci senti, rispondi in chat. Sì, lei ci sente, siamo noi che non la sentiamo. Sì. Ok, presente, va bene, registriamo la chat se il presidente è d'accordo. Grazie, sì. Perfetto, allora la consigliere Gargantini è presente, ce lo confermi in chat. Ok. Sì. Perfetto, quindi sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, abbiamo 6, sentito 8, 9, Paola. 10, 11, 12 presenti. Vi ho salutato anche prima per capire, ma non... Adesso ti sentiamo. Adesso. Perfetto, quindi assente solo uno, il consigliere Manzi. Ok. Quando vuole procedere, il sindaco. Ok. Allora, al primo punto abbiamo l'approvazione dei verbali della seduta del 14 giugno,
dal numero 10 al numero 14. Decisamente si tratta dell'approvazione dei verbali dal numero 13 al numero 9, relativi alla seduta consigliare del 7 aprile 2021, poi la numero 11, l'approvazione del rendiconto di gestione semplificato relativo all'esercizio finanziario 2020, il numero 12. Ok, mi sentite? Sì, sì. Sì, 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 perfetto, ora sì. Il numero 12, l'abrogazione del regolamento comunale del servizio cimiteriale del comune di Bellinzago Lombardo e contestuale presa d'atto del testo del regolamento di polizia mortuaria e dei servizi cimiteriali dell'Unione dei Comuni Lombarda ad Amartesana, che verrà approvato dal Consiglio dell'Unione. Numero 13, approvazione del conferimento della cittadinanza onoraria al Mirte Ignoto in occasione del centenario della traslazione e della tumulazione della sua salma nel sacello dell'Altare della Patria, 4 novembre 2021. A numero 14, presentazione del piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza dell'Unione dei Comuni Lombarda ad Amartesana per il 2021-2023. Favorevoli? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Assessore Belloni? Non c'era. Io mi astengo 7, perché 8, ero assente. 9. Ok. 9, 10, pure l'assessore Manenti? No, 11. Quindi favorevoli 11, giusto? Consigliere Manenti favorevoli, favorevoli 11. Quindi astenuti a Barbara Belloni. Astenuti, alzare la mano, astenuta, ok. Astenuti uno, l'assessore Belloni. Bene. Buonasera Viviana. Grazie. Buonasera, di essere salve, qui. Buonasera sindaco, ciao. Buonasera. Salve, buonasera. Salve, buonasera. Cioè, praticamente un orologio. Allora, punto numero 2, approvazione del regolamento per la disciplina della tassa dei rifiuti TARI. Quindi, avendo l'occasione di avere con noi la dottoressa Viviana Cerea, chiederei a lei di relazionarci la sintesi di questo regolamento. Allora, buonasera a tutti. Con questo regolamento diciamo così che andiamo ad approvare una normativa europea, cioè praticamente diciamo così che è una normativa europea che è del settembre del 2019. Tutti gli altri stati si sono già adeguati, l'Italia si sta adeguando adesso per quanto riguarda il discorso dello smaltimento e della differenziazione dei rifiuti, diciamo così. Vengono individuati quali sono i rifiuti urbani e quali sono i rifiuti speciali e quali sono i rifiuti diciamo così della produzione delle attività industriali. Viene data la possibilità rispetto agli altri anni alle attività di produzione, cioè diciamo le attività che hanno la produzione dall'inizio al prodotto finito, diciamo una ditta che produce un prodotto finito che si può commerciare, uscire dal servizio pubblico, per cui queste società diciamo potranno dall'anno prossimo uscire dal servizio pubblico. Usciranno dal servizio pubblico per un periodo di 5 anni, dovranno fare la domanda al comune entro diciamo maggio di quest'anno per il 2022 e dal 2022 queste società usciranno dal servizio pubblico. Non è una realtà diciamo il comune di Bellinzago ricca di zone industriali, per cui però nel suo piccolo anche Bellinzago una ditta ha chiesto di uscire dal servizio pubblico. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che questa ditta non pagherà più il servizio di smaltimento rifiuti con il comune,
pagherà un terzo che gli farà lo smaltimento dei rifiuti, e purtroppo il costo che prima pagava questa ditta andrà a discapito di tutti gli altri, di tutti gli altri utenti, sia le attività industriali che gli utenti domestici, diciamo così. La seconda novità è quella in realtà dell'uscita dal servizio per la parte produttiva, cioè le attività che hanno una produzione di rifiuti potranno uscire anche loro dimostrando di avere smaltito i rifiuti per conto proprio, e resteranno in capo al comune soltanto l'altra parte dell'attività legata, cioè alla produzione di rifiuti degli uffici e delle mense, per cui non pagheranno più una tariffa unica legata a tutta l'attività come funzionava prima, pagheranno una tariffa distinta di mensa, uffici ed eventualmente magazzino non legato alla produzione. Queste sono le due diciamo grosse novità. Abbiamo poi individuato nel regolamento per quelle attività dove di produzione di rifiuti speciali, dove non si riesce ad individuare proprio a livello di metratura qual è la parte di produzione di produzione di rifiuti speciali, una riduzione della metratura, cioè mi spiego meglio, un falegname che ha un'attività e non riesce a individuare nella sua attività qual è la parte dove si producono rifiuti speciali, avrà una riduzione dell'intera tariffa, dell'intera metratura del 30%, vuol dire che lui pagherà per la sua metratura ridotta del 30%, perché non si riesce a individuare qual è la parte di produzione. Invece se nella stessa categoria il falegname dice no, io soltanto in questo locale produco rifiuti speciali che possono essere colli, resine, così, allora si individua quella parte di magazzino o di individuata direttamente dall'azienda e si toglie soltanto diciamo quella parte lì. Di altre novità poi diciamo che non ce ne sono, ci sono le riduzioni e le agevolazioni previste già nel vecchio regolamento, ci sono le rateizzazioni che abbiamo approvato nel vecchio regolamento che vengono confermate e poi ci sono tutta la parte relativa alla gestione dell'ARERA, che è questa nuova autorità di controllo diciamo dell'energia elettrica, del gas, adesso anche dei rifiuti, con dettagliato tutti i passaggi per approvare il piano finanziario, sottoporlo alla vidimazione, cosa che nel vecchio regolamento questo dettaglio non erano state individuate, perché è proprio un'esigenza nata quest'anno. Di altre modifiche non ce ne sono, la parte sostanziale è quella legata alle attività produttive. Se avete qualche altra domanda nel dettaglio. Volevo chiedere, si è fatto l'esempio del falegname, ma i bar e i ristoranti, questi negozi, questi qua, che condizioni sono? I bar e ristoranti in realtà non producono rifiuti speciali, cioè questa riduzione si ha soltanto per quelli che producono rifiuti speciali, cioè rifiuti che il comune non può smaltire, cioè le resine, le colle sono rifiuti speciali, per cui non possono essere smaltiti in realtà assieme a tutti gli altri rifiuti, per cui dovranno essere smaltiti per proprio conto, il comune dovranno presentare al comune dove vengono smaltiti e il quantitativo che vengono smaltiti. Per queste attività verrà una riduzione diciamo in percentuale oppure nei metri giusti in base alla denuncia che viene fatta. Una precisazione, scusate mi sono dimenticato perché tra tutti i consigli comunali, un'altra novità è che tutte le attività agricole e di produzione legate comunque agriturismi così usciranno dal servizio pubblico, perché non sono più considerati anche le attività agricole e le attività diciamo legate sempre all'agricoltura, sia come agriturismi che produzione di vino, produzione di oli, diciamo così. Anche loro sono a livello europeo non più considerate come rifiuti urbani, per cui sono considerati produzione di rifiuti, chiamiamoli, definiamoli così, speciali, e anche loro non potranno più smaltire con il servizio pubblico, cioè conferire diciamo al servizio pubblico, ma dovranno rivolgersi a un altro gestore che
potrebbe essere ancora poi del servizio pubblico, ma non avvalendosi del servizio pubblico, ma dovranno rivolgersi privatamente, definiamoli così, ok? Questo c'era già. Ma una domanda, ma la CEM card va a sparire allora? No, non dovrebbe sparire la CEM card, perché in realtà va... Allora se io vado in discarico la CEM card non me la prende più. No, in realtà verranno segnalate diciamo a CEM quali sono le attività che non possono più, che non usufruiscono più del servizio pubblico, per cui queste in realtà non avranno più la CEM card, chiamiamola così, perché sarà il comune che dovrà segnalare quali sono le società che non possono più, che non smaltiranno più quel servizio pubblico, perché vabbè, naturalmente la persona che c'è è in piattaforma non può avere questa informazione se non gliela passa il comune. Certo, allora io dicevo la CEM card è stata fatta per andare a poter scaricare un servizio pubblico, un servizio stato fatto a livello amministrativo. Allora da questo regolamento va tolta, va eliminata, non si paga più, uno non paga più sul supplemento della CEM card. Mi sembra di capire, no? Angelo, non è acceso il microfono, Angela. Scusate. Il Pier Giorgio Neri, che ha una famiglia e come cittadino avrà la possibilità ovviamente di andare all'isola ecologica. Il Pier Giorgio Neri, imprenditore, sì? Dovrà conferire i rifiuti della sua azienda, che se sono considerati speciali, a un altro ente che non è CEM. Lo so, certo, ho capito. Ma allora, fino a ieri si è fatto con la CEM card un servizio che davano alle poche aziende. Io dico, questa CEM card è stata fatta qualche anno fa, viene eliminata, giusto? Per le aziende che non possono conferire, certo, viene eliminata. Allora, pago un tot all'anno, non potendo più scaricare quella roba lì, va tolta, viene tolta, giusto? Certo. Certo. A meno che tu privatamente fai un accordo con CEM e quindi conferisci a CEM privatamente. Questo è un altro discorso, io sto dicendo, la CEM viene tolta, appunto, era solo quello di chiedere, Angela, era quello, sì. Va bene, sì, basta, sì. Ok. Sì, sì, ma confermo anch'io, sì, è esattamente così. Ok, va bene. Ah, Pier Giorgio, ti risulta che gli agricoltori siano stati informati dalla vostra associazione di categoria che devono andare in questa direzione? Angela, questo esiste in modo da tempo, esiste Lo so, da 2019. Produce rifiuti, ha un'azienda privata, tutte le aziende agricole ce l'hanno, hai capito? Quello c'è sempre stato. Dopo è stata fatta questa CEM card quegli anni indietro per poter usufruire del servizio che il comune dava, poter scaricare il telefono e la plastica, dopo fino all'anno scorso non si è più potuto fare, è stata fatta una scelta amministrativa di andare a prendere la roba nelle aziende, oggi non si può più, punto, finito l'operazione, ecco, hai capito? Ma sappiamo tutti che prima o poi doveva arrivare questo, non è che ci vuole, hai capito? Non so, capito? Ok, grazie. È una cosa... risaputa. È una cosa inventata, certo. Ok. Fino a ieri andava comodo tutti. No, oggi si cambia, giusto? Diciamo la verità. Certo. Grazie ancora Viviana, non so se avete altre domande, altrimenti passiamo alla votazione. Sì. Una domanda che però non so se è più inerente a questo punto o quello dopo, soltanto una cosa. I costi del servizio sono tutti a carico chiaramente degli utenti, no? Mi chiedevo solamente con l'EcoSacco i costi del servizio come sono rispetto agli anni precedenti? Si è già fatto una stima? Però io non credo che ci siano ancora i dati, scusa, abbiamo cominciato da pochi mesi. No, infatti confermo Stefania, non abbiamo ancora i dati. Noi abbiamo inserito il servizio in più, che è quello della raccolta dell'umido due volte a settimana. Siamo riusciti a inserirlo, okay, perché abbiamo fatto una stima e riusciamo a stare nei costi. Però al momento non abbiamo ancora
il dettaglio di tutta l'opera, cioè di tutto il piano, diciamo così. Fai conto che adesso a settembre inizierà la consegna della dotazione, diciamo, nuova. Sì. Quindi presumiamo, io con l'ufficio sono d'accordo che attorno a ottobre-novembre possiamo cominciare a vedere, di capire. L'impatto. Bravissimo, esatto, sostanzialmente Okay. quello. Ascoltami, Michele, ne approfitto, magari mi sai essere d'aiuto, nel senso che molte persone si sono lamentate perché i sacchi si rompevano, ma cioè, è giusto così o c'è stato un carico di sacchi, No, è giusto così. un qualche problema? Allora, sì, Cioè, nel noi abbiamo senso, ricevuto. siccome tante persone si sono lamentate, era per sapere se bisognava consegnarli da voi in comune per far vedere che il sacco in effetti si rompe, Sì. oppure se è normale perché sono fatti così, insomma. Allora, sono fatti. Ecco, scusate, so se mi sentite. Sì. Allora, Sì. sì, no, sono proprio sacchi fatti in questo modo. Allora, quello che è stato fatto durante quest'anno è questo. Se si rompevano, diciamo, in quella dotazione, in quel rotolo, spesso i sacchi, bastava andare in ufficio il giovedì dalle 16 alle 18 e tranquillamente si veniva, come dire, gli veniva sostituito il rotolo. Sono sacchi un po' particolari, poi può capitare la fornitura, magari il rotolo un po' dove il taglio magari è avvenuto male, ci sta. Noi sono tutte cose che abbiamo segnalato sempre a CEM, per cui però solitamente io indirizzavo sempre le persone che me l'hanno segnalata, insomma, direttamente all'ufficio e solitamente veniva sempre sostituito il rotolo. Ok, l'ultima domanda. Tutti hanno ritirato l'eposacco? Allora, c'è una minima percentuale che ancora no, e quindi stiamo lavorando per intercettare chi effettivamente. Stiamo parlando di numeri molto, molto piccoli, eh? Su 1.800 famiglie, praticamente quasi tutti hanno ritirato l'eco sacco. Poi, vabbè, se giri un attimino, si vede oggettivamente il venerdì mattina, vedi che bene o male fuori. Io ogni tanto faccio questi giri, sondo e capisco che però siamo cercando di intercettare le famiglie che ancora non l'hanno ritirato, cercando anche di capire le motivazioni. Comunque ci stiamo lavorando, sì. Ok, va bene, grazie. Quindi se non ci sono altre domande, metto in votazione la delibera del regolamento. Approvazione, favorevoli? Quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, 10, 11, giusto? Sì. 11 Astenuti? Contrari? favorevoli. E ci deve essere qualcuno che vota diverso, che sennò i conti non Ah. tornano. Sì, e Ah. contrari la consigliera Goi, giusto? Me lo potrebbe. Goi? Me lo conferma a voce? Mi Consigliera Go? sentite? Ora sì, non ho registrato il suo voto, mi risultava Ok, con. astenuta, Ok, astenuta. quindi riassumo: favorevoli 11, contrari nessuno, astenuto una, la consigliera Goi. Corretto? Sì. Ok. Allora, al punto numero 3. Abbiamo la proposta di delibera per l'approvazione del piano economico-finanziario della TARI per l'anno 2021, approvazione delle tariffe e delle agevolazioni. Prego, Viviana.
Allora, il piano finanziario è stato calcolato praticamente in funzione dei costi comunicati per il Comune di Bellinzago Lombardo da CEM, costi del servizio per lo smaltimento di rifiuti, spazzamento strade, gestione, raccolta e rifiuti stessi, costi di CEM più i costi praticamente dei servizi comunali, per cui nel complessivo nel costo dello smaltimento dei rifiuti ci sono anche i costi comuni che sono quelli legati al personale, all'acquisto dei sacchetti, comunque i costi si compongono da una parte data da CEM e da una parte del comune. L'anno scorso il Comune di Bellinzago Lombardo, diciamo così, non ha applicato, cioè, ha applicato le stesse tariffe del 2019, confermato, cioè nel 2020 ha confermato le tariffe del 2019. Per cui abbiamo approvato le stesse tariffe del 2019 e approvando una sorta di conguaglio e nella delibera di approvazione delle tariffe fatta nel 2000, a dicembre del 2020, abbiamo confermato le tariffe dicendo che negli anni successivi, nel 2021, c'era un conguaglio da applicarsi negli anni successivi, conguaglio da rateizzarsi in 3 rate. Nei costi praticamente esposti da CEM per quanto riguarda le tariffe del 2021, è già comprensiva la quota di conguaglio, praticamente era un conguaglio di circa 14.000 euro diviso per 3 anni, per cui ogni anno dal 2021, 22, 23 avremo sulle tariffe e questo conguaglio che la scelta che il Comune di Bellinzago, diciamo così, come tutti gli altri comuni dell'Unione, in realtà ha fatto. I costi complessivi del CEM per i rifiuti praticamente ammontano a 405.984 euro. Da questi costi qui vanno tolti praticamente il costo del MIUR, che è il servizio dello smaltimento rifiuti relativo alle scuole che lo Stato ci rimborsa. Vanno tolti le entrate derivanti dalle sanzioni per abbandono dei rifiuti che contribuiscono a diminuire il costo. E ai costi, cioè alle entrate relative alle mancate denunce tari, okay? Che l'ufficio tributi verifica e in caso di mancata denuncia tari il contribuente viene sanzionato e questo aiuta a diminuire, diciamo così, il costo del servizio stesso. Il totale complessivo praticamente del costo per il 2021 corrisponde a 403.883,79 euro. Okay? In realtà a questo va, diciamo così, sia per la parte fissa che per la parte variabile e per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche. In questo Consiglio Comunale stabiliamo anche quali sono praticamente le date di scadenza delle 2 rate, okay, che vengono ripartite rispettivamente il 30 settembre con una quota pari al 30% delle tariffe sull'anno 2020, perché la norma dice che tutte le tariffe applicate prima di dicembre vanno applicate con l'anno precedente, per cui a settembre verranno applicate le tariffe del 2020, a conguaglio a dicembre verranno applicate le tariffe del 2021, ok? La percentuale è soltanto del 30% perché, come vi spiegherò successivamente, in realtà vengono fatte date delle agevolazioni alle attività non domestiche. Mi spiego meglio. Lo Stato in realtà ha dato ai comuni un finanziamento proprio per venire incontro alle attività che hanno subito diciamo così, delle riduzioni, delle perdite, ecco, delle perdite legate in realtà al Covid. Ha dato un contributo sia per l'anno 2020 che per l'anno 2021 da distribuire alle attività non domestiche. Il Comune di Bellinzago già l'anno scorso ha distribuito una percentuale del 30% alle utenze non domestiche. Quest'anno ci vengono dati ulteriori soldi da distribuire esclusivamente alle utenze non domestiche. Il 2021 e il Comune di Bellinzago ha stabilito una percentuale di riduzione sia sulla parte fissa che sulla parte variabile del 60%, per cui vuol dire che le attività non domestiche che hanno subito delle perdite legate al Covid pagheranno soltanto il 40% della tariffa.
per questo in realtà si spiega il 30% di acconto, perché altrimenti si rischiava di pagare, ricevere dei soldi e poi andavano in realtà restituiti. Per quanto riguarda, mentre il 2020 c'è la possibilità invece di distribuire questi soldi sia alle utenze domestiche che alle utenze non domestiche, con priorità sempre alle utenze non domestiche. Il Comune di Bellinzago ha stabilito in realtà di applicare una riduzione sempre del 60% sulla parte variabile e il 30% sulla parte fissa. Per cui le attività avranno queste riduzioni sia sul 2020 che sul 2021. Per quanto riguarda invece le utenze domestiche, verrà fatto in realtà un bando preparato dall'ufficio tributi con le stesse caratteristiche e le stesse, diciamo così, modalità. Vengono erogati il bonus gas e il bonus energia. Per cui verrà emesso questo bando, i cittadini che rientrano, che hanno i requisiti per partecipare al bando, presenteranno la domanda e gli verrà fatta non una riduzione, ma uno sconto sulla tariffa che pagheranno, fino alla concorrenza massima della cifra che il Comune di Bellinzago ha a disposizione, cioè praticamente sono 23.895 rimasti del 2020 e 19.626 del 2021. Del 2021 sono tutti per le utenze non domestiche. Dei 20.000, dei 23.000 verranno utilizzati in parte per le utenze non domestiche e in parte per le utenze domestiche. E questo è praticamente l'approvazione delle tariffe e le agevolazioni messe in atto per la TARI del 2021 per il Comune di Bellinzago. Grazie Viviana. Prego. Avete delle domande? No, io vabbè, rifaccio la stessa domanda, ma non so, per cui non si saprà quanti soldi verranno dati di quei 23.800 euro per le utenze domestiche, quanti per invece le utenze non domestiche? No, in realtà è uguale a quella che ti abbiamo dato in capigruppo. Prego Viviana. Magari in questa settimana. No, non è, cioè, non è che teniamo le bambole noi in questa settimana. No, non è che in questa settimana è cambiato qualcosa, in realtà finché non abbiamo la completezza di quante sono le attività e siccome la norma è chiara, in realtà viene fatta, cioè proprio questi soldi vengono dati per dare un aiuto alle attività che sono rimaste chiuse, per cui in realtà se vogliamo proprio vedere, proprio legata ai rifiuti, per cui vuol dire che se tu sei rimasta chiusa non hai neanche prodotto rifiuti, per cui l'agevolazione viene data prioritariamente a loro, nel momento in cui i soldi verranno distribuiti alle aziende e il rimanente verrà dato ai cittadini che ne faranno richieste in percentuali fino all'esaurimento della somma, anche perché non ve l'ho detto, ma se dovesse avanzare qualcosa il Comune di Bellinzago, come tutti gli altri comuni, deve restituirla questa somma, per cui ci si impegna naturalmente a cercare di distribuirla tutta il più possibile, insomma. Poi bisognerà vedere i requisiti, bisogna vedere quante persone in realtà partecipano al bando. Il bando verrà emesso, diciamo, nella prima quindicina di luglio, in modo che i cittadini avranno tempo fino a metà settembre per presentare le domande, anche perché poi dopo l'ufficio deve elaborare e emettere le aliquote a saldo. Però scusi, il bando del 15 luglio di cui stava parlando è quello per le utenze non domestiche? Non ho capito, scusi. No, il bando del 15 luglio che ha detto, sì, adesso verrà fatto, ok. Questo per le utenze non domestiche? No, per le utenze domestiche, perché per le utenze non domestiche non ci sarà nessun bando. Le utenze non domestiche in realtà avranno una riduzione in base ai codici Ateco e ai codici del Ministero quando c'è stato il Covid e in realtà erano proprio individuati quali erano le società che erano rimaste chiuse, per cui non verranno dati a tutti. Se una società ha sempre lavorato e non ha mai chiuso la produzione, in realtà non avrà nessuna agevolazione. In realtà. Ok, per cui però il 15 luglio già si saprà quanti soldi rimangono, se rimangono a disposizione per le utenze non domestiche. No, per le utenze domestiche.
Se il 15 giugno, il 15 luglio esce il bando, non è che quel giorno lì sai immediatamente cosa succede. Aspetterai che il bando venga espletato, dopo lo sapremo. Però scusate, no, il Ok. bando si No, riferisce al scusate, ma se viene dove fatto il escono bando. le attenzioni, cioè il bando viene fatto per utenze domestiche, per quelle famiglie che sono in difficoltà, che e questa è una scelta politica ovviamente, che vengono destinate a quelle famiglie che avranno delle caratteristiche di ISEE, faccio un esempio, che rispondono a delle criticità. Per questo che si prende ad esempio il bando che viene fatto per il bonus, diciamo così, sulle bollette del gas e della luce. Perché, diciamo così, tra l'altro è l'ARERA, cioè quindi lo stesso ente superiore, che, chiamiamolo così, che governa l'universo della tariffazione. Questo lo sottolineo perché, insomma, è importante. Sembrano tutti dei tecnicismi, in realtà anche l'aver portato la scontistica, chiamiamola così, fino al 60% è una scelta politica, nel senso di cui la giunta ne va, come dire, molto orgogliosa. Abbiamo avuto questi fondi, è un fondo dello Stato, per carità del cielo, è giusto impiegarli per chi ha incontrato delle oggettive difficoltà. Sia le attività commerciali che hanno chiuso, sia quelle che hanno parzialmente chiuso e che quindi comunque hanno avuto delle riduzioni di fatturato. Però in quel caso lì l'applicazione viene fatta in automatico dall'ufficio. La riduzione c'è, viene applicata, stop. Quindi tu ti trovi il bollettino già con la riduzione. Nel caso delle famiglie viene fatta questo bando a cui tu partecipi esattamente come la richiesta dei buoni spesa, faccio un esempio. Però usciranno delle caratteristiche che potranno ben inquadrare la tipologia di famiglie che potranno agevolare di questo bonus. Ecco. Scusa Michele, mi è andato via a un certo punto per 2 minuti, non ti ho più sentito, ho sentito l'ultima parte, ma quello che io chiedevo è, per cui se il 15 luglio uscirà questo bando con le caratteristiche e tutto, vuol dire che il 15 luglio si saprà quanto il comune ha a disposizione, cioè quanti soldi sono stati dati per le utenze non domestiche e quanti soldi sono rimasti per le utenze domestiche, corretto? Sì. Ho capito giusto? Sì, perché se a quel punto facciamo il bando, vuol dire che a quel punto abbiamo la Abbiamo un contabilità quadro. di quanto è rimasto. Ok, per cui dal 15 di luglio più o meno ci sarà il bando. Ok. E Volevo dire. una cosa, scusami, per Giorgio, arrivo subito. Ha detto la prima rata è il 30 settembre col 30%, la seconda rata a dicembre, sempre fine dicembre, non mi ricordo la data. 2 dicembre. 2 dicembre. Ah, ok. Prima cosa, ma arriverà come sempre, per cui quest'anno non ci sarà la possibilità di pagare in una rata unica? No, assolutamente non si potrà pagare una rata Ok. unica, anche perché le agevolazioni, cioè in realtà, vabbè, pagherà, non c'è la possibilità di pagare la rata unica per nessuno, perché se una famiglia partecipa al bonus, in realtà avrà un'agevolazione sulla tariffa a saldo, per cui tutte le agevolazioni e le riduzioni verranno in realtà fatte a saldo. Verrà in realtà spedita a casa l'F24 oppure... Diciamo che da quest'anno viene molto incentivato il pagamento con il PagoPA, che è la nuova forma di pagamento per le pubbliche amministrazioni, e in realtà verrà non spedita a tutte quelle persone che hanno dato al comune l'autorizzazione alla spedizione via mail. Per cui il comune ha fatto questa, diciamo così, campagna di richiesta di comunicare se uno non voleva avere la bolletta praticamente via mail, in modo che evitiamo anche di avere spese postali, per cui uno che ha dato l'autorizzazione al comune a riceverla via mail, la riceverà praticamente via mail, non per posta. Ok, per cui verranno spedite in due momenti diversi? Assolutamente sì. Ok. Invece, no, io non ho ricevuto richiesta, il comune l'ha inviata a tutti la richiesta se si sceglieva l'email o meno.
No, è stata pubblicizzata sul sito del comune e mi sembra anche sul sito dell'amministrazione, giusto, Michele? Ah, io no. Ok, sul sito del comune, va bene. Sì, confermo, confermo, sì. Sono altre domande? Scusate, volevo dire, no, una cosa, visto che si parla tanto di avanzo di amministrazione, so come spendere di qua di là, non si poteva Come utilizzare. spendere è un altro problema. No, io sento dire, sente, il comune, vabbè, quello che è, non si poteva utilizzare una parte di soldi per abbassare la tariffa dei rifiuti a tutti i cittadini, non solo a qualcuno, visto che il Covid non ha colpito solo una parte dei cittadini, tutti i cittadini, mi sembra di capire, che sarà possibile fare una scelta politica, come diceva Michele, di poter abbassare una percentuale di rifiuti di tariffa. Chiedevo questo. Io. Allora, con l'avanzo di bilancio, come sempre abbiamo ricordato, l'avanzo di bilancio può essere utilizzato solo per investimenti, titolo 2, titolo secondo, investimenti, che solo in minima parte potrebbero essere utilizzati per la parte corrente, quindi per i servizi, eccetera, se ritenuti urgenti. Quindi questa modalità con la quale noi andremo a distribuire le risorse non è contemplata con l'utilizzo dell'avanzo di bilancio. Queste sono le regole e queste sono quelle che dobbiamo applicare. I rifiuti sono servizi e Covid è l'emergenza. Straordinarietà No, l'emergenza è una cosa, la straordinarietà è un'altra. è uguale a niente. Va bene. Va Appunto. bene così, dai, ok. Va bene così perché lo decide la legge, non perché lo decide Comelli e Company. No, mi Bene così scusi, perché sento, dobbiamo poi. fare. Ma poi un'altra cosa, scusate, ma se non ricordo male, se non è cambiato niente, magari la dottoressa Cerea ce lo confermerà. Se non ricordo male, la copertura del servizio Sì, il dei problema è rifiuti quello. non può essere, diciamo, data in quota parte dall'amministrazione, deve essere un servizio che deve essere pagato integralmente. Al Ricordo questa cosa, 100%. se non so, se non è cambiato niente, dovrebbe essere ancora così. No, difatti, quello che stavo aggiungendo, cioè stavo proprio dicendo che la copertura del servizio deve essere coperta completamente al 100% dalle tariffe, per cui il comune non può in nessun modo contribuire a pagare una parte del costo del servizio dello smaltimento di rifiuti, per cui il costo di CER deve essere coperto dalle tariffe, ok? Cioè quest'anno lo Stato dà questo contributo straordinario che ci serve per dare un'agevolazione, ma sarà solo per quest'anno e la norma è chiara, la copertura deve essere al 100% da tariffa. Non è prevista nessun'altra forma di contribuzione per quanto riguarda la TARI, diciamo così. Va bene? Possiamo procedere alla votazione? Allora, approvazione del piano economico-finanziario TARI per l'anno 2021. Approvazione tariffe e agevolazioni favorevoli. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 favorevoli. Contrari? Astenuti? Astenuti, 1, 2 e 3 astenuti e sono i consiglieri De Vitali, Neri e Goi. Giusto? Sì, mi confermate, vero? Sì. Sì, Sì. Posso ok. Questa. fare una domanda anche se abbiamo Sono. già votato? No, sì, Inerente a questo? dovremmo solo un attimo. Mi pare che sia immediatamente esecutiva, Ah, mi sa. sì. Bisogna fare l'immediata eseguibilità. Poi, per Volete? carità. Quindi, favorevoli per l'immediata esecutività. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, per
e 12 favorevoli per limitata consecutività. Volevo solamente chiedere, prima Michele ha detto che la riduzione del 60% è stata una decisione della giunta, volevo sapere se c'era una linea guida che dava delle indicazioni sulla percentuale range oppure era tutta decisione giunta. No, allora adesso poi chiedo anche a Viviana di confermare, ma in realtà si tratta di una decisione totalmente della giunta. Forse non, probabilmente non sono stato molto chiaro, chiedo scusa. Allora, la distinzione, e qua sta anche la scelta politica, tra le attività che hanno effettivamente chiuso totalmente nel lockdown e le attività che hanno chiuso anche solo parzialmente o che hanno avuto, diciamo così, una riduzione del fatturato. Non è scritto da nessuna parte, potevamo benissimo evitare di fare ciò. È stato scelto proprio politicamente di andare incontro anche a quelle attività che hanno lavorato anche solo parzialmente, sì, ma hanno comunque lavorato, vero, però hanno comunque subito delle riduzioni quantomeno di fatturato. Quindi la scelta politica, forse ripeto, non sono stato chiaro io, ma era quella di cercare di intercettare un po' di più a 360 gradi un po' tutte le attività commerciali e le fasce di popolazioni. Io sono d'accordo che il Covid ha colpito tutti, e questo è evidente, e se avessimo avuto la possibilità di utilizzare delle risorse del comune di avanzo l'avremmo fatto, questo è ovvio. Però abbiamo preferito fare un focus su quelle che abbiamo pensato fossero le famiglie che comunque hanno pagato più alto, diciamo, il prezzo, mantenendo però fissa l'attenzione sulle attività commerciali. Insomma, io penso ai bar, penso ai ristoranti, questi con l'asporto cosa hanno fatto? Niente o poco. E dunque è importante, secondo me, dare un segnale anche a loro, poco tanto, sì, questo è discutibile. Dopodiché noi abbiamo ottenuto la percentuale più alta possibile per poter riuscire, quindi 60% per tutti, di modo tale da dare questo segnale chiaro, insomma. Per cui Michele, anche il 60% è una decisione di giunta? Cioè la percentuale che viene data? Certo. Ok. Io non so se la dottoressa Cerea vuole aggiungere qualcosa, ma... No, niente, confermo che effettivamente è una scelta delle singole amministrazioni. L'unica cosa che imponeva la legge è che in realtà non poteva essere data a pioggia, nel senso che comunque bisognava avere una giustificazione per quello che poi in realtà sono state individuate le ditte che sono rimaste, diciamo, chiuse, che hanno avuto delle riduzioni del lockdown, così come per le famiglie non si poteva distribuire a pioggia tutte le utenze non domestiche, tutte le utenze domestiche, ma bisognava individuare dei parametri, per cui, anche perché comunque sono soldi che ci dà lo Stato, per cui dobbiamo in realtà poi rendicontare e dire perché cosa li abbiamo utilizzati, con quale motivazione. L'ultima domanda, lo Stato, questi 19.000 e 23.000, in base a che cosa gli ha dati come valore, come cifra? Allora, diciamo che gli ha dati sono dei soldi che ha messo a disposizione esclusivamente per la Tari. Vengono dati in base al numero degli abitanti e poi vengono dati in base al numero delle attività produttive che sono presenti nel territorio. Però diciamo che la maggior parte è data in base al territorio, perché io che ho visto le realtà dei quattro comuni, diciamo che il comune di Riscate, di Bellinzago, in realtà i numeri erano molto simili, perché in realtà si basa sulla popolazione. Se noi siamo 3.879, loro sono 4.000. Esatto, per cui è in base soprattutto alla popolazione. Pozzuolo ha un numero più importante, anche Toccazzano un po' meno. Comunque non c'è non c'è nella norma come vengono ripartiti, perché non c'è. In realtà però in base al numero degli abitanti sembra, così leggendo i vari numeri, la cosa più probabile. Okay.
E poi se non vengono, cioè se noi di questi 19.000 euro, facendo la riduzione del 60% all'utenze non domestiche, se non li utilizziamo tutti, dobbiamo restituirli? Sì, l'ha detto prima. O possiamo, o si No, può come ho detto aumentare prima, la percentuale? se non vengono utilizzati dovranno essere restituiti. Ok? Vanno resi Questo mi aveva incontati detto. pure. La Giunta ha fatto questa scelta importante comunque in modo da dare un segnale a tutte le attività, diciamo, per Okay. cui E se invece non dovessero bastare? Cioè, se la richiesta è superiore ai 19.000 euro? si arriva fino al massimo di 19.000 euro. Per Questi cui sono quelli che ci è è andato, tipo. questi sono quelli che dobbiamo spendere. Ok, ma se non c'è un bando non c'è niente, in No, base a che cosa si mi decide? scusi, non possono non bastare, anche perché l'ufficio tributi ha in realtà i conteggi del 2019, del 2020 di quanto un'attività pagava, per cui in realtà prima di, cioè, nel senso che il mio settore ha lavorato in questo senso, ha fatto delle proiezioni dei conteggi in modo da dare la possibilità all'amministrazione di spendere i soldi che lo Stato ci dava in base alle attività che sono attualmente presenti sul territorio di Bellinzago. Per cui, cioè, in realtà il totale di quanto le ditte in realtà pagano, il comune ce l'ha, per cui in Ok, realtà i no, per cui conteggi. la stima che tanto chiedevo alla fine c'è, però vede Ma che no, esce. non è. Allora, se lei mi chiede, se lei mi Stefania, dice ti fai che un po' di è confusione, ti fai un po' di il totale confusione. dell'attività, certo che in realtà l'abbiamo, perché il totale dell'attività, quello lì c'è, ma il totale Certo, è dell'attività quella la stima che è chiedevo impossibile l'altro da giorno. calcolare, perché Non non si si era sa quante, capito, non si era non si sa quante capito. persone. Esatto. Non si era capito che era quella. Scusa. Sì, era questa, E perché vabbè, te era sei l'utenza non domestica. tu che fai Ok. la domanda, tu ti dai la risposta, tu ti capisci. Noi non abbiamo capito che era questa. Va Va bene? bene. Ok, possiamo votare? No, No, abbiamo votato, basta, finito. avete già votato, era solo qualche così Domanda in più. domanda aggiuntiva. Ok. Va bene, ok. Ok, ok. I punti. grazie Viviana. La votazione era stata 9 favorevoli e 3 astenuti, mentre E poi abbiamo 12. fatto anche l'immediata eseguibilità. Perfetto, Perfetto, 12 favorevoli. va bene. grazie, buonasera. Grazie, Grazie grazie. Viviana, buonasera. Grazie. Arrivederci, grazie. Salve, dottore. Ok, grazie. Arrivederci. Allora, se vogliamo spegnere la registrazione, la spegniamo, se avete qualcosa da chiedere.